E benvenuti ragazzi in questo nuovo video, noi siamo i Brothers Players. Oggi abbiamo una nuova novità. Una nuova novità perché è nuova ed è una novità. Abbiamo l'asta qui per tenere il microfono che stavolta... Asta fatta da noi, tra l'altro. È qua sopra, come potete sentire. Molto, molto semplificato, cioè molto rudimentale, molto... molto rule of fai da te. Appunto per questo tipo di video, perché ci serve un audio qua intorno. Esatto. Siamo qui tornati, oh, ragazzi. Ma, oh, ma la professionalità, ma i like dove sono, eh? I like dove sono? Oggi siamo ritornati su un altro oggetto più piccolo del mondo, ovvero, come avevamo spoilerato nel backstage, se l'avete visto, del biliardino. Esatto, il Jenga più piccolo del mondo, che in teoria... Cioè ragazzi, questa è una spanna da 20 cm. In teoria non l'ha portato nessun altro, il Jenga più piccolo del mondo. In teoria. Praticamente bisogna lanciare il dado e uscirà il colore. Il colore corrispondente dovrà togliere il giocatore il dado. Mi sono perso a metà. Porco d***o. Al dado mi sono perso io, fra, che sono qui davanti a te, che so le regole, fra. Praticamente bisogna lanciare questo dado e se esce uno dei tre colori corrispondenti a uno dei tre mattoncini, si andrà a togliere quel colore. Il mattoncino che andrà tolto andrà posizionato sopra. Sopra. Ok. Con un Jenga normale. Nel backstage del biliardino eravamo con indumenti diversi, perché lo stiamo rifacendo, ok? Nel video scorso, che abbiamo cancellato, c'era la penitenza per chi faceva cadere la torre. Anche in questo video ovviamente la riproponiamo, perché ci sono avanzate delle caramelle. Chissà come mai. Come cazzo si chiama? Dalla challenge caramello schifoselli. Quindi chi farà cadere la torre del Jenga mangerà tutte queste caramelle. Allora comincerò io. Vai. Aspettate, perché ci sarà la seconda. Ecco, minchia, professionalità, no? Ci stavo dimenticando. Ci sarà la seconda camera che vi farà vedere le riprese. Rosso. Uscito rosso. Bene. Ma tanto non so dove tolgo. Ok. Ok. Se no, mi stesse cadendo, te lo giuro. Primo mattoncino. Fatto. Ok, tocca a me. No, non cadere. Giallo. Un'altra cosa che non abbiamo detto è che è difficilissimo, perché non è come il Jenga normale, cioè non ha quel peso lì. Cioè qui basta che con un mignolo sposti mezzo mattoncino e cade tutto. Comunque Matteo sta tirando fuori il quadratino giallo. Quello con il mignolo. Sì raga, cioè guardate quanto è piccolo. Fatto. Orca troia, minchia, ti immagino faccio cadere così. No! Madonna! Frasco. Madonna. Allora, un giallo. Vediamo un po'. Dio. Ok, questo. Aspetta. Aiuto. Madonna, non vabbè, puoi. È fra, ma viene fuori. E allora metti a posto. Cioè, quello non vale, perché comunque non devo tirarlo fuori. Ok, tocca amico. Verde. No, vero. Tomo, fra, cade questo, cade tu. Ci vedi? Sì. Vabbè, questo è easy. Siamo ancora all'inizio, raga. Dopo sarà molto più complesso. Ma tu mi inquadri quando lancio? Sì. Cioè, mi inquadro te, ma mi inquadro... rosso. Ok, hai già trovato? Che, che qualità però stavolta. Toccava. Raga se non parliamo comunque in questo momento, perché comunque, cioè nel momento in cui sottraiamo il mattoncino, perché minchia, se respiri cade, quindi... Sì. Scusate. Mi ero dimenticato. Che cazzo tolgo io? No. Fra? Attenzione, abbiamo messo in difficoltà. Scherzo. Yes. Madonna, qua è stata ansiosa. E fra i verdi non si possono toccare. Rosso. Allora, rosso. Eccolo qua. Che subito li hai trovati. Tu tutti qua li hai fatti. Madonna. E perché dai, fra? Cosa? Guarda, stavano tutti. Fatto. Già così se non sembra mai bella pericolante. Giallo. Madonna, quanto è instabile questa torre oggi. Oh, troppo freddo.
cazzo, una sfida la posso vincere in questa rubrica. Serie. Ma di solito vinci tu, alle rischi al gusto. Cioè, tutte le cose. In questa serie vinci tutte tu. Buono. Ma che bello. Bellissimo. Siccome questo video è durato abbastanza poco e ci dispiace un pochino la cosa, se vi è piaciuto questo video potremmo portare tipo un mini torneo di Jenga, visto che comunque mini Jenga, visto che comunque è abbastanza facile come video, diciamo, no? Da produrre. Quindi se volete, se possiamo pensare di portare un altro video, cioè, un altro episodio in compagnia di qualcuno. Se vediamo che vi piace, se ci date feedback positivi attraverso mi piace, comunque visual. O comunque commenti, cioè commenti. Se vediamo minchia 20 commenti, lo portiamo su, cioè nel senso, no? Diciamo ok, lo vogliono. Visto che mi hai perso, ora toccherà la penitenza di mangiare 10 caramelle. 3 caramelle. 10. 3. 10. 9. Allora, praticamente adesso Federico ha deciso di fare così. Allora, io adesso mi mangio le mie 10 caramelle, però siccome di solito... dopo 2 secondi che metto un alimento in bocca che non mi piace, lo vomito. Lo sbocca subito. Lo perché lui sa che io vomito e facciamo il titolo. Metti un vomito a quel Jenga. Per non farlo sputare dopo 2 secondi comunque. Esatto. Sennò sarebbe brutto. Esatto. E non sarebbe una penitenza. Lo cronometriamo col telefono, 10 secondi precisi. E per la prossima volta, una qualsiasi challenge, se io dovessi perdere esatto. E c'è una penitenza da fare, avrò... Lui avrà un vantaggio. Un minimo di vantaggio. Un bonus, un vantaggio, sì. Insomma. Bene, cronometro pronto. Matthew non pronto, ma comunque lo farà. Sei pronto? 3, 2... Aspetta. Minchia. No, ma sai cosa vuol dire 10 caramelle? Dai, che sono 10 caramelle. Vai, 3. Aspetta, minchia che ansia. Non mi puoi dire così 3, tu, non va bene. Via, a sorpresa. Porco 2. Mi piace per me. 2, 1, via. Partito il cronometro. Sto masticando. 3, 4, sento una puzza di merda incredibile. 7, 8, oh incredibile, 9, 10, oh! Ragazzi! Madonna, vado a fare pipì. Ma cosa sta succedendo? Raga, 20 secondi. Oh raga, ma che cazzo? Oddio! Oh mio Dio, raga, ha sputato la caramella che era lunga così! Allora, calmati. Ma comunque è stato bravo, eh. Vabbè, comunque, supportate me. Madonna, con quel rottino lì. No, io vi devo far vedere sto scoiattolo qui. Sì, ve la devi far vedere per forza. Adesso vi farò vedere delle immagini forti. E se non siete... Se siete abbastanza come lo stomaco come il mio, chiudete gli occhi, tirateli chiusi finché non ve lo dico io, ok? Esatto. Chiudeteli. Cioè, guardate lo scoiattolo che ha vomitato. Aspetta, ora potete riaprirli. Non so se si vede che ho un pochettino pianto. Oh, comunque è stato... Comunque è stato bravo perché ha resistito 30 secondi. Quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordiamo di lasciare mi piace, condividere, commentare a più non posso. E alla prossima!